Buonasera, buonasera, ben ritrovati in Correre per Sport, puntata numero 35, sempre a cura della WISP. Oggi una puntata particolare perché parleremo solamente della Maratona Città di Pescara. Guarda caso, manca proprio l'organizzatore Alberico Di Cecco, che probabilmente sta ricaricando le batterie. Ovviamente scherziamo, per altri impegni non può essere con noi. Andiamo a presentare i nostri graditi ospiti, ad iniziare dalla vincitrice della mezza maratona. Ben arrivata Ilaria De Leonardis. Buonasera. Buonasera e ben Buonasera. Arrivata. Grazie. Project Ultraman come società di appartenenza. È uno che è andato forte nella gara di maratona, la sua prima esperienza, Alessio Bisogno. Buonasera, ben arrivato Alessio. Buonasera. Come stai oggi? Tutto bene. Tutto bene. La prima esperienza in maratona di solito lascia sempre... Prima esperienza... Lasciano sempre dei segni le prime esperienze, invece sei qui tranquillo. Ho scaricato la gara, diciamo. Hai scaricato, hai sfiorato il podio. Potevi andare nettamente meglio, ma accontentarsi. Sì, ci accontentiamo, come prima esperienza va bene. Il nostro amico Gaetano Pallini, buonasera dottore, buonasera. Sei reduce, dovevi essere al ristoro della Maratona Città di Pescara, ma stavi a qualche chilometro di distanza, sì, se non sbaglio. A Teheran in Iran. A Teheran in Iran. Ma si corre in Iran o si scappa? No, allora fatemi fare una premessa, perché sfato un mito, un'idea che sia dell'Iran. È un paese indubbiamente bello dal punto di vista paesaggistico, architettonico, ma quello che sconvolge di più in senso positivo e che a cui non crederebbe nessuno senza esserci stato è la enorme disponibilità, affabilità, gentilezza, cortesia della gente. Non avevo mai vissuto un'esperienza così positiva con la gente. Non chiaro, per... questo non è un giudizio politico, è un giudizio del turista. Non per sapere i cavoli tuoi, ma una domanda che mi sorge spontanea: per lavoro o per vacanza? No, per vacanza. Avevo curiosità di vederlo, appunto. Adesso sono contentissimo di averlo fatto. E hai visto... Comunque corrono. Corrono chiaramente con un abbigliamento che è leggermente diverso da quello qui che siamo. Siccome fa freddo, sono tutti incappucciati, sono tutti chiusi. Eh? Sì. Fa caldo, ovviamente. Ovviamente sì. Fa caldo come... Dicevano i vecchi, dove non passa il freddo non passa neanche il caldo, sarà vero? È un principio vero. Io ho attraversato più volte il deserto di Sahara e devo dire che si ha maggiore beneficio stando coperti, proprio perché la copertura, la lana ad esempio, crea una specie di film di film che isola la cute dall'esterno, e l'evaporazione sottrae calore all'ambiente, quindi paradossalmente dopo un po' si sta leggermente più e allora vuol dire che si evita la disidratazione completa. Gli antichi avevano sì, ragione, dove non passa il freddo non passa neanche il caldo. Sapevi tu, Ilaria, di questo detto? Sì, sì. Una famiglia di dove tu hai vissuto lo sport sin da quando eri in fascia? Da quando ero piccola, sì. Perché papà è stato appassionato. Presidente Panfilo della Pescara Calcio 30 anni fa circa. Sì, all'incirca. Tu eri piccolissima. Sì. Ma è vero il discorso che si diceva a quei tempi, che per delle contestazioni del... quant'altro ancora, e avete addirittura tolto anche il telefono a casa? Sì, in quel periodo abbiamo dovuto togliere anche il telefono, cambiare numero di telefono, perché avevano fatto delle sorte di minacce. Certo, 30 anni fa senza telefono era l'unico mezzo di comunicazione. Però purtroppo all'epoca c'è stata questa cosa così un po' spiacevole, perché insomma noi l'abbiamo sempre vissuta in maniera... Comunque momenti belli che hai vissuto, sì, anche tu seguendo papà in giro per l'Italia. No, li ricordo molto, con molto piacere, come no. E quindi noi abbiamo cominciato, ma anche da prima, perché mio padre è appassionato di sci, quindi abbiamo cominciato noi con lo sci, così. Poi c'è stato il calcio, poi c'è stata tutta una serie di cose. Adesso il ciclismo. È appassionato di ciclismo, giusto? Sì, sì, lui continua col ciclismo. Come la figlia, d'altronde. Sì. Tu hai vinto la mezza maratona, hai rivinto la mezza maratona di Pescara, perché l'hai vinta 2 anni fa. Sì, 2 anni fa, l'anno scorso è arrivata seconda dietro a Martina Del Rosso. Scusa, di nuovo a Martina, l'ho fatto già domenica, perché ho detto che avevi vinto l'anno scorso tu, invece aveva vinto Martina l'anno scorso, con un ottimo crono, tra l'altro ha impiegato 1:27:59, sì, uno dei migliori, se non il migliore. Sì, considerando che quest'anno poi di gare poche ne avevo fatte, perché col fatto che non ho fatto più gare di triathlon, quindi ho dovuto dividere, diciamo, gli sport, quindi
ormai ti sei tuffata, no, ci sta bene la parola tuffata nel triathlon. Sì, diciamo che il nuoto è quello che mi dà un po' più da pensare, perché la bici e la corsa, anche se poi anche nel triathlon la corsa è quella che mi dà sempre più soddisfazione, dove magari dove perdo nella bici riesco magari a recuperare nella corsa in fase finale, quindi comunque quella che dove mi diverto la forse. Maratona? Presto? La maratona, sì, ci sto facendo un pensierino, nel senso che l'ho fatta proprio forse il primo anno che da incosciente un po' pure, il primo anno che ho cominciato a correre, considerando che ho cominciato proprio a correre con la maratona di Pescara. La mia prima corsa uscita che ho fatto, sì, è stata quella di... Vincere poi a Pescara ha tutto un fascino particolare, diciamo che, sì, perché è la tua città, dove ti alleni, sì, dove beh, vivi, pertanto... Certo, dove incontri amici, per strada. Certo, certo. Poi manca fare posto, ho cominciato con quella di Pescara, l'ho sempre fatta. È quindi... bello sentirsi chiamare. Sì, 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 è sempre una bellissima manifestazione organizzata che bene. Che cresce sempre più, soprattutto sì, a livello organizzativo. Forse non è cresciuta tantissimo a livello di numero, nel senso che è sempre un bellissimo numero, 1500 atleti, non è da... Forse, ecco, per quanto riguarda la maratona, forse non ci sono tutti quei podisti, diciamo, che poi invece ritroviamo, perché alla fine nella mezza maratona mi sembra che abbiamo, sì, sì, erano oltre 900, certo, quindi sì, comunque... Mezza maratona veramente... E chiaramente la maratona, essendo comunque una gara molto più dura. Qui vediamo alcuni momenti prima della partenza, sì, con lo sponsor tecnico Yoma, lo stand della WISP che patrocina la manifestazione. Che tempo organizza, è stato perché, anche a nostro perché favore. Era anche valida per il campionato, la gara era valida per il campionato regionale di maratona. Bene, Alessio, tu hai scelto di fare l'esordio in maratona a nella Pescara. Tua Pescara. Sì. Contento? Come contentissimo, non speravo di meglio, perché come prima maratona l'ho voluta, diciamo, impostarla come test per valutare anche che cosa riservava una maratona rispetto ad una mezza maratona. Certo, anche perché secondo me vali nettamente almeno 10-15 minuti meno di quello che hai ottenuto. Diciamo sì, preparata al meglio sì. Però poi in 8 settimane ho preparato questa maratona, ho sperimentato. E qui vediamo il momento della partenza, sì, scusa Alessio, sì, sì, veramente tanti, veramente tanti, non finivano mai, addirittura tantissimo. Qualcuno ha detto che vorrebbero il tappeto alla partenza per avere il real time. Ah, giusto, giusto. Vuol dire sì, che è una manifestazione che veramente sta crescendo alla grande. Basta dare alcuni numeri, vedere le società che sono arrivate da fuori. La Barletta Sportiva, ad esempio, è stata la terza società classificata, la Podistica Amatori Potenza, ancora la Vulture Runners, sempre della Basilicata, l'Athletic Club Termoli, l'Atletica Adelphi, l'Atletica San Nicandro, la Podistica Lucera, la Porto 85, la Bisceglie Running, la Capitanata, ancora la Stamura di Ancona, gli Amatori Podisti Terni, Gravina Festina Lente, e i Bancari Romani, Monte Sant'Angelo, Altamura, Lecce, Lavello, Noci, tra le righe Milano, ancora l'Atletica Aversa, cioè veramente veramente tantissime le società che sono da fuori regione, addirittura un gruppo da 20 miglia. Non andiamo a elencarli tutti, altrimenti impiegheremo l'intera serata. Una maratona, possiamo dire a questo punto, veramente a livello nazionale. Sì, assolutamente. Come ripeto, come prima maratona va bene così, per come anche impostato la gara, la maratona riserva tantissime insidie e tutto dipende dalla hai avuto la crisi del 30° chilometro? Precisamente al 35esimo. 35, un po' più in là. 30, diciamo 33, gli ultimi solito. 7 chilometri precisamente, un calo proprio netto ho avuto. Forse il punto più bello in assoluto, il soprattutto punto più per bello, chi corre. Sì. Anche del ponte, del mare. Sì. Diciamo molto affascinante anche per un podista che corre e ammira proprio il panorama, ecco. Beh, ormai non c'è manifestazione di Pescara che non si vada a toccare il sì, ponte del mare. Assolutamente. Assolutamente sì. Anche negli allenamenti. Anche negli allenamenti, sì. Che specialmente. La Madonnina, se non sbaglio, è il punto vocale. Abbiamo visto transitare il primo della sua categoria di appartenenza, un altro atleta pugliese. Dicevamo, la Madonnina è il punto di ritrovo? Punto di ritrovo da dove si bene o male si parte, ci si incontra un po' tutti quanti, per chi fa varie distanze, la sera, ora di pranzo.
pranzo la domenica mattina, almeno per quanto mi riguarda, e da lì poi si sviluppano i vari lavori. La domenica mattina per chi non va a gareggiare. Per chi non va a gareggiare, sì. Dalle immagini non abbiamo visto la partenza degli amici in handbike, perché la gara è stata preceduta da questi, dai ragazzi. Sì, eccoli qua. Il nostro bravissimo Gianni. Beh, quest'anno che vanno ad anticipare la gara di Loreto, Trozzi e Sito, Pallotta, Canosa, Leti, ancora Angelini. Questi sono gli atleti della gara in handbike. E poi qua rivediamo di nuovo la partenza della gara competitiva, maratona e mezza maratona, che sono partiti insieme. E tu hai vinto, Ilaria. E a proposito della tua vittoria, raccontaci brevemente la tua gara. È una gara che sei andata, come io all'arrivo non ti ho visto e non so, sei pronti partenza via oppure? Beh, una gara, insomma, sì, che ho visto anche le altre donne che sono partite abbastanza agguerrite, per cui ci siamo messe tutte quante, diciamo, bene o male all'inizio. Io perlomeno ho cercato di cercare di portare lo stesso ritmo, di gestirmi la gara dall'inizio alla fine, così senza avere, ecco, cercare di avere poi cali magari nella seconda parte. E diciamo che è andata bene così. Sarà che anche il tempo quest'anno rispetto all'anno scorso, che è stata una giornata molto calda. Non avete sofferto l'umidità, no? Io devo forse dire... più il giorno prima? Sì, devo dire che secondo me domenica è stata una giornata bella in tutti i sensi, proprio. E a proposito, questa sera, dopo questa puntata di Correre per Sport, alle ore 21 ci sarà uno speciale a cura di Paolo Renzetti, vi racconterà tutte le fasi importanti della manifestazione, ore 21, e poi ci saranno anche delle repliche nei giorni a seguire. Dottore, allora eri a Teheran e non potevi essere a Pescara, devi sapere che il giorno prima a Pescara c'è stata il club dei maratoneti, ma soprattutto gli amici pugliesi con gli amici milanesi hanno effettuato, e non è la prima volta che la fanno, una gara di 6 ore di corsa. Sulla qui sabbia. Vediamo il vincitore intanto della mezza maratona, da Dario Santoro, che è campione d'Italia proprio nella gara di maratona. Dicevo, hanno fatto 6 ore di corsa sulla spiaggia, sulla battigia di Pescara, okay. E poi la mattina dopo la maratona. Un modo come un altro per dirsi farsi male? No, cioè sì, chiaramente la probabilità di infortunio è strettamente legata al ritmo, all'intensità e alla distanza. C'è un parametro oramai riconosciuto a livello scientifico che dice che dopo il 24esimo chilometro aumenta in maniera molto più marcata il rischio di infortunio. D'altra parte, quanto più è lunga la gara, quanto più sono le battute sul terreno. Sui 50 chilometri sono circa 130.000, mi pare, battute sul terreno. Quindi è evidente che la distanza, anche tra, poi ci sono tanti altri parametri, si riduce per esempio la sensibilità propriocettiva, cioè la capacità di reagire alle asperità del terreno. Un San Pietrino al primo chilometro probabilmente è insignificante, al 30esimo chilometro diventa una montagna. Sì, ma fare 6 ore di corsa il sabato pomeriggio e poi la domenica mattina farne altri 42, vuol dire che questi sono veramente... super allenati. Sono abituati a consumare i grassi. Tu pensi un po' che c'è l'amico milanese Vito Ancora che... ha percorso a Pescara la sua 900, ha portato a termine la sua 951esima maratona. 951. Si può fare. Chiaramente ci sono dei rischi cronici che possono, cioè non sono la regola, però possono venire. La fibrosi cardiaca, per esempio, è un evento che è abbastanza più frequente in chi fa delle gare di endurance molto molto lunghe e molto ripetute nel tempo. Perciò si dice di limitare il numero, ma chiaramente sono delle considerazioni statistiche per cui non rappresentano una certezza, però esistono. Certo. Alessio, tu corri con un nuovo gruppo di Pescara Passologico che soprattutto tiene a cura il settore giovanile, perché abbiamo visto le gare del settore giovanile dopo la partenza della gara di maratona, i tantissimi ragazzi, in molti indossavano la stessa tua maglietta. Sì, Passologico è una società che è centrata soprattutto per la crescita giovanile dei ragazzini. Se non sbaglio ne erano 40-42, un grandissimo numero che è cresciuto nel giro di un anno a livello di partecipazione della nostra associazione.
Devo dire che Passo Logico è incentrato proprio nella crescita per il settore giovanile. Ovviamente siamo contentissimi per questo proprio. Che bello, veramente sì, un qualcosa. È una gioia, certo. È bello vedere i bambini correre, certo. Quello sì. Ilaria, l'anno scorso dicevamo ha vinto Martina del Rosso, tu arrivasti seconda mentre hai vinto 2 anni fa, hai rivinto quest'anno di nuovo davanti a Martina del Rosso che ti è arrivata a circa un minuto e mezzo dietro di te, terzo posto per Flavia Di Marzio, al quarto posto Barbara Spadaccini e poi a seguire la marchigiana Rita Mascitti, Morena Di Benedetto della Viene da Isernia e ancora Lorella Bassani e Mara De Iulis. Da vedere dalla classifica sembrerebbe che atleti di fuori regione, su 8 ce ne sono appena 2. Vuol dire che hanno fatto tutti quanti la maratona, perché tra poco andremo a vedere la classifica di maratona e vediamo che sono tutti di fuori. Quasi una gara regionale. Quasi, sì. Nella classifica. E infatti diciamo che ogni edizione però siccome salgono soprattutto di numero per quanto riguarda la mezza maratona, uno effettivamente sì, ci si conosce ormai per quanto riguarda le atlete, perché magari le donne sono anche un po' di meno rispetto agli uomini o perlomeno a conquistare diciamo le prime posizioni, però quando uno fa una gara ci sono iscritti che vengono da ma fuori. Ma siete tutte agguerrite, perché sì, no, però non si sa mai, perché potrebbe 8, esserci sempre qualche nuova. Le prime 8, siete arrivati in 8 minuti. Sì, ormai siamo tutti quanti lì. Infatti, esatto. Per quello che dicevo che all'inizio, quando ho visto che insomma la gara è stata subito impostata su un bel ritmo, io chiaramente ho cercato di mantenere, però devo dire che dietro sia Flavia che Martina mantenevano un buon ritmo che poi alla fine hanno tenuto fino alla fine comunque. Però ogni gara, io dico sempre, potrebbe esserci la sorpresa, potrebbe esserci quella che noi non conosciamo e che magari. Ma tu avevi gli informatori lungo il percorso? Allora, io devo dire la verità, che la prima pensavo che fosse quella ragazza che poi avevo scoperto. Che ha fatto la volata. No, ecco, ha fatto la volata, quella proprio non mi è uscita fuori così, quindi ho detto ma pensavo che fosse quella ragazza che poi mi hanno detto invece faceva la maratona. Sì. Perché è partita talmente tanto forte che tutti dicevano, arriva la prima guardando me. E io dicevo no, la prima è quella ragazza, no, ho fatto quella fa la maratona. Quindi qui vedremo il podio. Il podio. Per cui sono rimasta io, quando ho fatto il giro per entrare sotto all'arco, praticamente ho scoperto di essere la prima, se no ero convinta di essere la seconda, perché quella ragazza era veramente partita. Con l'assessore dello sport Giuliano Diodati che va a premiare tutte le ragazze, che cosa ti hanno dato oltre, cos'è quella che c'è in mano? Cos'è? Quello è un... Hai avuto tempo di vederlo, sì? Sì, ah, è un quadro ricordo chiaramente con la medaglia diciamo della mezza maratona, molto molto gradito, carino, un bel ricordo. Torniamo al nostro dottore, ti posso chiamare dottore? Gaetano. Ma sei parente a Mauro Pallini? Che è stato un grande atleta, che è di Pineto. Può darsi, ma i Pallini sono un'etnia che ha tante diramazioni. Giustamente, Pallini sì, si spandono, non è una palla, sono tanti pallini. Voi avete curato, eccolo qua, guarda, il nostro Gianni è fantastico, ci capisce addirittura, non ancora iniziamo a parlare, lui capisce già di che cosa andiamo a parlare. Voi avete curato con la vostra associazione, il vostro gruppo Io Cammino, Io Corro, di Atri, il ristoro finale, anche se tu non c'eri, però sappiamo che c'erano delle brave e belle donne al ristoro. Sì, sono molto brave, il ristoro che facciamo durante la nostra gara è molto molto nutrito. Proprio così. Per ricaricare. Mi hanno detto che hanno fatto un buon lavoro. Certo, io sono qui a rappresentarle, anche se non ero presente purtroppo. Sì, mi hanno detto un buon lavoro. Mi hanno detto che la manifestazione è riuscitissima. Ho parlato con diversi che hanno anche corso, organizzata benissimo. Il ristoro quest'anno era molto molto ben fornito. Da non dimenticare poi il pasta party che c'era. Il pasta party che c'è successo. Quindi verde. So per sentito, non per esserci, che è stata una grande manifestazione.
Sicuramente, sicuramente. Andiamo a dare anche la classifica nella gara di mezza maratona al maschile. Ovviamente abbiamo visto prima, l'abbiamo già accennato, il fortissimo Dario Santoro, che è stata la stella della manifestazione, perché è campione d'Italia di maratona, campione d'Italia ancora in carica dell'Atletica Potenza Picena, atleta pugliese. E nel secondo posto Antonino Lollo, al terzo Francesco Raia della Newcastle, al quarto posto Giorgio Bizzarri dell'Atletica Lazio, a seguire Novaria Alessandro, Biagioni Alessio, Fabio Pavone e Lorenzo Giulio. E beh, già qui nel settore maschile si vede che sono tanti di più gli atleti di fuori regione che quelli di regione. E per la classifica di società, per la mezza maratona ha vinto la Runners Pescara, che ovviamente Runners Pescara che hanno corso tutti quanti. A proposito, ricordiamo altresì ancora una volta che il 12 di novembre ci sarà la Pescara, la 6 ore giusto, prima edizione, città di Pescara. Ci sarete voi due almeno a fare un test? Vediamo, se no casomai in bici. Magari posso fare l'assistente, l'assistenza in bici. La Runners Pescara che ha vinto davanti alla Runners Chieti, a seguire la Filippi della Tocco Runners e il Club Atletica Altamura, un'altra società che non avevo elencato prima ancora della partenza. E prossimi impegni, Ilaria. Sappiamo che ti stai tuffando, come diciamo prima, nel triathlon. Adesso è un momento per la gioia andare delle tue avversarie. Ti vedremo sempre meno. Ogni tanto uscirò così all'improvviso. Per non lo so, se riesco adesso, siccome è un periodo in cui, insomma, il triathlon per quanto riguarda le gare è diciamo, un periodo di fermo, che si riparte dopo marzo con le gare, anche perché si parte con dei duathlon poi per andare a fare il triathlon. Quindi sicuramente qualche altra gara mi piacerebbe farla, adesso non so se quella del 15 novembre a San Martino, quella di San Martino, oppure ecco, vediamo, perché non ho fatto programmi, però sicuramente qualche altra gara prima di ricominciare poi la stagione diciamo del triathlon, sì. Alessio, tu adesso che ci hai preso gusto con la maratona, la vera prima maratona, prossimi impegni volentieri contro Guerra, è una bellissima gara collinare, 15 km e ancora prima Montesilvano sicuramente, quindi farò un po' di distanze lunghe in gara, anche perché per la preparazione invernale le lunghe distanze ci stanno. Ha vinto la gara di maratona il grande veterano Antonello Petrei, non se l'aspettava neanche lui, usa Runners Avezzano con il tempo di 2.36, il tempo non è eccezionale, ma ormai possiamo dire che è un atleta ormai forgiato, più di 40 anni per lui. Secondo posto per Antonio Bucci, secondo l'anno scorso e secondo quest'anno dalla Tocco Runners. Terzo posto per, un po' a sorpresa, ci aspettavamo forse qualcosa in più, per Vito Sardella che gareggia per la podistica San Salvo, a seguire Alessio Bisogno passologico, Nica Clodian della Sugeda Manoppello, Catalano Nicolino podistica Vasto, Miri Massimo ancora podistica San Salvo, Aceto Silvio della Sugeda Manoppello, Giuseppe Rucci per le I Lupi d'Abruzzo e Guerino Cerretani della WISP. Per società la Runners Pescara, Sugeda Manoppello, Barletta Sportiva, podistica Amatori e Pescara, podistica San Salvo nell'ordine. Per il settore femminile ha vinto Bianchi Maria Grazia, dal nome sembrerebbe italianissima, sì, invece è argentina, e gareggia per la Lazio Atletica Leggera. Secondo posto per Ajnal Daniela Francesca, cognome straniero ma è italianissima. Succede pure tutto ciò. Bianchi, che è nome italiano, cognome italiano e straniera, Ajnal, che è un cognome straniero, è atleta salentina, gareggia per la Saracena Atletica e che ha vinto 3 anni fa o 4 anni fa, e poi un'altra volta era arrivata terza, pertanto prima, seconda e terza, ci stava la seconda piazza per lei. Marzia Ottaviani dell'Aviside Urbino al terzo posto, la Torre Angela tra le righe di Roma al quarto posto, Zurli Chiara, la campionessa d'Italia della 100 km, la Fart Sport Francavilla al quinto posto, ancora Peracchia Claudia della Liz Run, seguire Simonetti Rossana della podistica Lucera, Filomena Limongi dell'Atletica Club Termoli e Liberati Alessandra, podistica San Salvo, e Nunzia Trubbiani della Newcastle, società che organizza una gara per il 20 di novembre a Castelnuovo.
Avete fatto il nuovo presidente ad Atri, Gaetano? L'aspettavo la domanda. No, no, non ancora, abbiamo però fissato, siamo incontrati, abbiamo fissato alcune, non dico proprio novità, non saremo nella continuità. Claudio Nisi ci ha lasciato una società abbastanza solida. Con i soci abbiamo però formulato un piano strategico. Pensiamo il prossimo anno, ad esempio, di sviluppare, di incrementare i rapporti con le società vicine, di incrementare l'attività, diciamo così, sociale. Abbiamo due anime, il correre e il camminare, io cammino, io corro, siamo una società, ma soprattutto quella di privilegiare gli atleti locali. Quindi non ci saranno, per quanto mi riguarda, testimonial ingaggiati stranieri. Sono già invitati Ilaria e Alessio, che saranno nostri ospiti nella nazione. Vi costringerò poi ad un impegno, reale per essere presenti. Gaetano, sai che cosa sta organizzando il dottor Claudio? No, campionato europeo di corsa in crociera. Sì, ma noi faremo la crociata da un vulcano. C'è stata anche una gara a staffetta, dove ha vinto la staffetta composta Domenico Caporale, di Franco Di Tommaso, con di Giacomo Remo, ancora dal Gisa d'Ortona. Per la Runner si chiede, questa è la prima società classificata. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Prima ancora di completare, vi ricordo che nella manifestazione abbiamo ricordato alcuni personaggi importanti che non sono più con noi, ad iniziare da Renato Damario, che è il fondatore di questa maratona, e poi Cipollone Costantino, con Duilio Fornarola, che, come sapete tutti, è venuto a mancare a pochi metri dall'arrivo 2 anni fa, e insieme a lui Roberto Straccia e tanti altri ancora. Poi Tonino D'Amico, un giudice che è venuto a mancare proprio il giorno prima della gara. E con questa manifestazione gli amici della Fantini Vini hanno voluto ricordare anche loro, e poi ricordiamo altresì che parte del ricavato è andata ad alcune associazioni in beneficenza, ma questo lo faremo dire a Alberico Di Cecco quando tornerà la settimana prossima. Io vi ricordo che sempre questa sera alle ore 21 ci sarà un ampio speciale, sempre su TV6. Grazie ai gentili ospiti, grazie sempre alla WISP, e buona serata a tutti, all'appuntamento alla settimana prossima, il ritorno di Alberico Di Cecco. Song ever. It was your best song ever.